Questa mattina per la giornata mondiale contro l'AIDS qui all'ITIS ripartiamo dalla scuola anche Pau De Negrita, questo è un messaggio importante da dare ai più giovani. Sì, non solo io, siamo tre Negrita mobilitati per questa cosa, quindi no, noi abbiamo accettato con piacere perché comunque apparteniamo a quella generazione che ha visto nascere l'AIDS proprio. Io mi ricordo che quando avevo l'età di questi ragazzi venne fuori il problema dell'AIDS, fu un trauma generazionale insomma, perché fu una linea di spartizione tra un modo di intendere la vita e un modo purtroppo nuovo e peggiore per quanto riguarda poi i rapporti sessuali, quindi siamo qui in qualche modo a contribuire affinché il messaggio venga di nuovo rispolverato a distanza di tanti anni, perché comunque l'AIDS è una malattia che esiste dagli anni 80 e il fatto che insomma venga, se ne riparli insomma, non ti dico quotidianamente ma insomma di anno in anno, è una cosa importantissima per prevenire il peggio, quindi siamo qua volentieri. Paradossalmente le vecchie generazioni, le nostre generazioni erano più informate di quelle nuove. Beh sì, ma perché ovviamente quella fu, cioè l'AIDS è stata una malattia che in quegli anni, ripeto, negli anni 80 ha sconvolto ovviamente il modo di pensare di intere generazioni, quindi è ovvio che in quegli anni ci fu un boom anche dell'informazione al di là della cura insomma, che annaspava i primi anni. Adesso qualche passo è stato fatto, ovviamente è una malattia che non è stata debellata e la scienza però ci sta lavorando ormai da decenni.